Ed eccoci qui, in piena emergenza coronavirus. Come affrontare questo momento? Che sentimenti proviamo in questa situazione? Io ho pensato che, come operatore del benessere, anch'io dovessi dare una mano a superare questa emergenza. Naturalmente, non dal punto di vista sanitario, per quello ci sono già i medici che sono eccezionali. Io vorrei essere di aiuto dal punto di vista emotivo. Le emozioni sono sempre importanti, soprattutto in momenti come questo, proprio per affrontare al meglio una situazione. Non bisogna sottovalutare il momento che stiamo vivendo, ma la scienza ci insegna che vivere sotto stress continuamente, vivere costantemente sotto stress, diminuisce le difese immunitarie e potrebbe addirittura aggravare la situazione e metterci in pericolo. Quindi va bene l'informazione giusta, la prudenza è assolutamente d'obbligo. Ma purtroppo, grazie a questa informazione aggressiva a cui siamo sottoposti, noi viviamo sotto stress continuo. E quindi per aiutare chi ha tanta paura, magari non per sé, ma per genitori magari un po' più anziani, o per i figli, o per qualcuno che è vicino a noi e magari è più debole, ho pensato di creare questo semplice giro di FT che sicuramente riuscirà a portare un po' di leggerezza da affiancare naturalmente alla giusta prudenza. Il giro di FT che vi propongo lo possono fare tutti, anche chi non conosce la tecnica, dai lattanti ai bambini, agli adolescenti, agli adulti, agli anziani e agli ammalati. FT non ha effetti collaterali, bisogna semplicemente seguire i miei movimenti e ripetere le parole che dico io ad alta voce. Si inizia picchiettando con una mano, con tutte le dita di una mano, l'altra mano in questo punto. Quindi ripeti ad alta voce insieme a me. Anche se ho paura del coronavirus, io mi amo e mi accetto completamente e profondamente. Anche se, ripete ad alta voce insieme a me, sono in ansia per via delle notizie che ascolto sulla diffusione del coronavirus, io mi amo e mi accetto completamente e profondamente. Anche se mi fa paura anche uscire di casa, perché ormai si parla solo del coronavirus e io lo vedo ovunque, io mi amo e mi accetto completamente e profondamente. Ora sulla testa, ripeti sempre a voce alta con me: ho paura. Ora vai vicino all'occhio: ho paura perché non vedo il nemico, ma il nemico c'è. Ora vai al lato occhio. Ho paura perché il coronavirus è troppo piccolo per farsi vedere sotto l'occhio. Ho paura perché non so dove si nasconde, non lo vedo. Ho paura del coronavirus. Ho paura perché ho sentito che si può morire. È vero che solo chi si trova in certe condizioni può morire. Sotto l'ascella. Ma sento così tanto parlare del coronavirus che mi sembra di vederlo sempre più vicino a me, ai miei cari. Sotto il seno, è vero che ci sono mille modi per morire. Sulla testa di nuovo, eppure non avevo paura di morire così tanto prima del coronavirus. Non così. Ho paura perché mi sembra di stare in guerra. Ma non vedo il nemico perché è troppo piccolo. Ho paura perché tutto è stato sospeso. Ho paura perché hanno chiuso le scuole. Non si può più andare a teatro. Non si può più andare allo stadio. Hanno sospeso tutti i corsi. Ho paura del coronavirus perché potrei rimanere senza cibo. Ho visto immagini di supermercati vuoti e questo mi spaventa da morire. Ho paura di morire di fame, come quando c'è la guerra. Ho paura del coronavirus, perché nessuno sa come difenderci. Ho paura del coronavirus, perché i medici non sanno cosa fare per curarci. Ho paura del coronavirus perché ovunque si parla del virus e della paura e del pericolo del coronavirus. Questa paura. Tutti hanno paura.
Ora fai un bel respiro profondo dal naso. Se hai un po' d'acqua con te, bevi un po' d'acqua. E appena sei pronto, osserva nel tuo corpo dove senti questa paura, questa ansia, questo stress o qualunque sentimento legato alla paura del contagio del coronavirus. Può essere nel petto. Puoi sentire il respiro corto, se lo osservi magari ti accorgi che non respiri più in maniera profonda. Puoi sentire le gambe fremere o le braccia molli. Puoi sentire un peso nello stomaco, un dolore nella pancia, un malessere nella testa, una tensione nel collo, nelle spalle. Ricominciamo. Anche se sento questa paura nel mio corpo, dove? Di dove tu di dove senti questa paura? Dillo ad alta voce. Nel mio stomaco, nella pancia, nelle gambe. Respiro, dillo tu. Io mi amo e mi accetto completamente e profondamente. Anche se sento questa paura nel mio corpo, e tu dirai dove la senti, dillo adesso ad alta voce. Nel mio stomaco, nella pancia, braccia, collo. Respiro. Io mi amo e mi accetto completamente e profondamente. Ora di nuovo sulla testa, ad alta voce. Questa paura che sento, ad esempio, nel mio petto. Paure e brividi che sento nelle mie gambe. Ho l'ansia che mi causa il respiro corto. Dovevo fare un viaggio, ma è meglio di no. Questa ansia per l'ignoto nel mio collo. Questa paura di morire che sento nel mio petto. Paura del contagio che sento nel mio stomaco. Ho paura per i miei figli e la sento nella gola. Ho paura per i miei genitori e la sento in tutto il corpo. Vivo con l'ansia nel petto tutto il giorno. Vedo pericoli ovunque e il mio stomaco urla. Forse è tutto un po' esagerato, è vero. È vero, il virus c'è. Che ansia nel petto. Che dolore nello stomaco. Questo mal di pancia. Ho paura, ma ho preso tutte le precauzioni del caso. E passerà. Io sono sano, sono sana e sono sicura che passerà questo momento di emergenza. Ora fai un altro bel respiro. Osservati, osserva cosa è successo nel tuo corpo, bevi ancora un po' d'acqua. Seguimi ancora. Anche se mi trovo coinvolto in questa situazione, coinvolta in questa situazione spaventosa, io mi apro alla possibilità di continuare a vivere la mia vita in modo normale, di continuare a vivere la mia vita amando e apprezzando ancora di più la mia vita e la mia salute. Mi apro alla possibilità di apprezzare le cose semplici della vita, le cose più vere, di ricominciare a vivere per il piacere di vivere e mi apro alla possibilità di mantenere il mio sistema immunitario forte e positivo. Ora vai sulla testa. La paura non mi aiuterà a superare questo momento. Vai sull'occhio. La preoccupazione non mi aiuterà a stare meglio. La paura e la preoccupazione devono solo farmi avanzare con prudenza. La prudenza sì, può essere molto utile. E io sono. E sarò prudente.
sopra il mento. Posso superare questo momento, come ho superato tanti momenti. Posso ricominciare a vivere la mia vita in piena libertà. In fondo, ogni momento può essere l'ultimo, ma ogni momento può essere migliore del momento precedente. Io ogni giorno posso decidere come sentirmi. E oggi scelgo di sentirmi bene. Oggi scelgo di pensare che sono sana, che sono sano. Perché è vero, io ora sto bene. Scelgo di vivere serenamente. Scelgo di amare. Scelgo di sorridere. Scelgo di vivere pienamente la mia vita. La vita è bella se sorrido alla vita. Io voglio vivere la mia vita con gioia. Scelgo di riappropriarmi dei miei spazi. Io posso vivere come voglio vivere. Io scelgo di affrontare questo giorno con prudenza, ma con tranquillità. Scelgo di stare bene, perché il mio sistema immunitario funziona alla grande. Io scelgo di amare me stesso. Scelgo di amare la vita. Scelgo di andare avanti con la mia vita, che amo ancora più di prima. Ora fai un bel respiro liberatorio. Osserva come ti senti ora e sentiti libero di vivere al meglio la tua vita. Quando ne avrai bisogno, puoi rifare ogni giro. Non ci sono limiti di tempo e ricorda, non ci sono neanche effetti collaterali. Anzi, l'unico effetto collaterale è un senso di liberazione e di leggerezza. Sentiti anche libero o libera di diffondere questo video, di regalare la possibilità di liberarsi dalle emozioni negative e dannose riguardanti questa situazione a chiunque possa averne bisogno, a chiunque vorrà affrontare serenamente, in modo prudente, ma senza terrore, questo momento che stiamo vivendo. Dai anche tu il tuo contributo diffondendo questo semplice esercizio. Io ti abbraccio di cuore. A presto!